Sì, insomma, ve l'avevo detto, no? Che qui ad 11 giga è come se fosse sempre Natale. Faremo l'unboxing di questo pacco che è arrivato da Luca di Play Reptile, il negozio di Bari a Molfetta, partner di 11 giga. Tutti i link li trovate all'interno della descrizione. Sono davvero molto contento di poter collaborare con Play Reptile perché oggi inizieremo la costruzione dell'enorme terrario per i Tribolonotus gracilis. Infatti sicuramente avrete visto il video della fiera di Mantova in cui li abbiamo comprati. Nel caso non lo avete visto, il link lo trovate all'interno della descrizione. Direi che non c'è altro tempo da perdere. È ora di andare a fare l'unboxing, o meglio lo spacchettamento, come vi pare. Cominciamo il nostro unboxing andando a vedere che cosa c'è all'interno di questo pacco da 35 kg. Allora, per prima cosa abbiamo uova per un'ottima frittata, poi abbiamo prodotti per cani e gatti. Luca, ma ti ricordi che io ho rettili? Oh, qui abbiamo un pezzo di sughero che tra l'altro penso che sia quello per Gabriele, quindi glielo lascerò qui. Di questi sono molto contento. Questi sono gli sfondi invece per i terrari, e secondo me questo potrebbe essere molto bello da mettere dietro sul terrarione dei gracilis, quindi andremo tra un attimo a dargli un occhio. Poi abbiamo una super radice di bambù che sarà perfetta come decorazione interna. Ok, foglie. E guardate un po' che cosa abbiamo: l'incubo di ogni animalista e anche di 11 giga, una di quelle vaschette per le tartarughe. Vi starete chiedendo come mai, perché ci vuoi mettere le tue tartarughe? No, assolutamente no. Perché i gracilis, come molti di voi probabilmente sapranno, hanno comunque bisogno di una piccola piscinetta o comunque di una piccola zona di acqua in cui poter nuotare o anche semplicemente in cui potersi inserire. Molto spesso, per esempio, ho letto che sono soliti fare la cacchina dentro nell'acqua. Quindi, ad ogni modo, una bella piccola piscinetta per loro all'interno. Avremo lì, ovviamente, la palmetta non ci sarà. Un'altra enorme radice di bambù. Spacchiamo tutto, mi raccomando. Poi abbiamo ben 5 kg di fibra di cocco. 5 kg di fibra di cocco. Ottimo. Andiamo a dare un occhio al terrario. Questo è il terrario. Sicuramente molti di voi l'avranno già visto all'interno del video dell'unboxing, in cui avevo detto che sarebbe stato per i miei gechi leopardini, ma in realtà, dato che questo è un progetto molto molto grande, direi che è bene destinare ai gracilis questo mega terrarione. Ovviamente qui all'interno avremo una grande parte di fibra di cocco con appunto un sacco di radici. Tra l'altro dentro qui ce n'era già una che avevo provato ad inserire, che è quella che vedete qua, che tra l'altro ci sta davvero benissimo. Avremo anche un bel po' di piante. Come sfondo andremo ad attaccare quello che abbiamo visto prima e di cui abbiamo fatto l'unboxing. È un terrario, per chi volesse sapere le dimensioni, assolutamente, esageratamente, indiscutibilmente esagerato per i gracilis. Però, vabbè, insomma, anche perché sono una coppia, metterli dentro qua è davvero forse troppo. Poi invece discorso illuminazione: per i gracilis non è fondamentale avere l'illuminazione, ma in molti consigliano di mettere un UV, di solito un 3.0 o un 5.0, un neon UV. Però comunque sia, qui sopra c'è la possibilità eventualmente anche di mettere
un neon appunto UV 5.0 3.0. vedremo, parliamo di un'umidità di circa 75-80% e di una temperatura circa sui 25 gradi. Con i gracili è molto importante non far salire troppo la temperatura, specialmente sopra i 27-30 gradi, specialmente se per un periodo prolungato, perché può essere davvero dannosa per loro e possono risentirne particolarmente. Ad ogni modo, la temperatura qui è costante ed è circa sui 25 gradi, quindi loro rimarranno all'interno qui. Come vi dicevo, ci saranno tante piante, un bel po' di fibra di cocco, una parte che sarà appunto quella invece che troveremo alla destra, quindi qui in fondo, che sarà per un terzo con il grande vascone in cui ci sarà appunto l'acqua, e un sacco di posti per potersi nascondere, scavare, eccetera eccetera. Generalmente questi rettili non si arrampicano più di tanto, o meglio, si arrampicano se trovano qualcosa, si vanno a muovere eccetera eccetera, ma generalmente stanno sulla parte bassa del terreno, o comunque gli piace nascondersi un po' tra tutte le parti, e questa sarà la cosa più importante per loro. A few moments later. Ok, ho fatto un salto veloce alle Leroy Merlin e ho preso un paio di piante. Un paio tra virgolette, ovviamente, sempre esagerato, però vabbè. Questo è quello che ho preso, ovviamente tutte piante non nocive, fortunatamente avevo quella scatola, sennò... Ok, cominciamo. Ed eccolo qua, direi che al 98% finito, abbiamo fatto un bel po' di progressi, ora ve lo mostro. Ovviamente il terrario ha i vetri scorrevoli da entrambi i lati, quindi è molto semplice pulirlo sia da una parte che dall'altra. Cominciamo dalla parte che vediamo subito qui. Innanzitutto abbiamo delle parti totalmente nascoste di sughero. Il sughero è ottimo per loro perché loro adorano nascondersi, eccetera, eccetera. In più ci sono un sacco di piccoli tunnel in cui si possono inserire all'interno. Ovviamente questi animali, come dicevamo, si nascondono molto facilmente, hanno davvero molto bisogno di potersi nascondere, e quindi potergli dare tanti spazi in cui potersi andare a nascondere è la cosa migliore. Qui abbiamo delle altre piante che sono in realtà rialzate rispetto al resto. Qui sotto invece il terreno scende e va a creare praticamente questa specie di parte nascosta, in cui, piccolo tocco così, dato che questi animali sembrano davvero dei piccoli draghetti, c'è anche quello che sembra un cranio, no? Lasciato lì di qualche creatura mistica. Che è proprio lì sotto. Questo invece che vedete qui è tutta una parte di radice che esce totalmente fuori.
Sicuramente non si arrampicheranno mai sopra qua, ma nel caso mai volessero esplorare, ecco, potrebbero anche arrivarci. In più, un tocco che c'è all'interno, che in realtà non si vede, un piccolo tocco magico, per far stare in piedi la radice in questo modo, perché sennò si sarebbe ribaltata, qui sotto ho praticamente incastrato un sasso che era stondato e che aveva un buco praticamente, quindi sono andato ad incastrarlo in uno dei punti in cui c'era una di queste radici. L'ho messo lì sotto perché la terra in sé non bastava, poi ci ho messo la pianta eccetera eccetera, e le radici sono tutte incastrate dove c'è praticamente questa parte di radice gigante. In questo modo praticamente loro hanno tutto questo spazio che è formato appunto da queste cavità che sono qui sotto nascoste e che non si vedono. Qua sotto c'è un buco in cui, come vedete, possono entrare e si possono andare ad inserire, a nascondersi, uscendo invece poi da qua, passando da qua dietro, scendendo di sotto, dietro allo scheletro mistico, direi, di qualche antenato o qualche dio morto, non lo so, potete creare le vostre storie a riguardo nella sezione dei commenti. Qui, passando appunto per la punta del teschio, possono passare qui dietro e nel caso buttarsi all'interno della piscinetta, che in questo momento ovviamente non è piena perché appunto, come vi dicevo prima, 98% finito, l'acqua è quel 2%, anzi l'1% e l'altro 1% è dare una pulita generale. Tutto questo mega terrarione, tra l'altro bellissimo secondo me l'effetto che dà questo sfondo, no, che è attaccato semplicemente con dello scotch. In questo momento i due Gracilis sono in quarantena, o meglio, sono all'interno di un setup individuale che appunto gli farà da quarantena. L'unica cosa che mi dispiace è che questi animali sono davvero bellissimi, ma non si fanno davvero mai vedere, quindi sarà quasi un peccato avere tutto questo mega spazio e non vederli praticamente mai. Li vedremo crescere piano piano e ovviamente vi informerò su come i piccolini stanno. Ovviamente se avete qualsiasi cosa da poter scrivere, potete scriverla all'interno della sezione dei commenti. L'importante è, come al solito, farlo in un modo educato e non da mega esaltati. Mi raccomando. Grazie per avermi seguito, vi ricordo di iscrivervi qui ad 11 giga per due nuovi video a settimana, martedì e giovedì alle 15:15. Grazie ancora a Luca di Play Reptile per tutto ciò che mi hai mandato. Come vedi, Luca è stato super utile e anzi sarà molto utile anche poi per un sacco di altri progettini che ci sono in ballo, quindi grazie ancora. Tutti i link di Play Reptile sono all'interno della descrizione, pagina Facebook, pagina Instagram, e poi c'è anche ovviamente il sito internet in cui potete comprare tutto quello che vedete che è arrivato qui oggi. Vi ringrazio ancora una volta e noi ci vediamo nei prossimi video.